Adesso, siccome il moderatore deve essere moderato, io non lo sono, meglio che mi sto zitta, e do la parola ad Antonio Bassolino, che ci parlerà, credo... Ugo Sposetti, il nostro Ugo Sposetti, quello che viene raccontato dai giornali come il tesoriero. Mi presentano i due colleghi, mi presentano un po' cattivo, ma non so. Non è tanto. Ugo Sposetti è il presidente della fondazione, la fondazione di oggi. Io vorrei ringraziare la vostra presenza dell'invito che voi avete accolto, ma soprattutto dell'invito che il professor Casaro e Antonio Bassolino hanno voluto onorarci della loro presenza per discutere della prima iniziativa editoriale che la Fondazione Corazzo del Chiaromonte ha dato vita. Ora, qui l'occasione mi dà anche lo stimolo per dire in pochi minuti, non più di tre minuti, che cosa noi abbiamo fatto dal 2006-2007-2008. Quando, dopo le elezioni del 2006, la politica di centrosinistra ha incominciato a parlare, di dare vita, di costituire un altro partito, a noi si pose un problema, perché noi eravamo passati dal PC al PDS, poi dal PDS al IDS, ma era un percorso, diciamo, di filiazione. La nascita del Partito Democratico era un soggetto giuridico assolutamente nuovo. E siccome non tutto nei partiti, io dico fortunatamente, è politica, ma c'è anche il codice civile, ci sono anche da rispettare delle regole, per noi si pose il problema di impedire quello che era avvenuto per altri due partiti storici della Prima Repubblica, quello che era avvenuto per la Democrazia Cristiana e per il Partito Socialista, cioè il dissolvimento di una memoria. E guardate, spesso i giornali rappresentano che il lavoro che abbiamo fatto con le fondazioni come una custodia solo e soltanto di mura, di mattoni. Non è così, perché all'interno delle fondazioni, accennerò a due o tre cose che abbiamo fatto, all'interno delle fondazioni si svolge un lavoro di recupero, conservazione, sistemazione di un archivio di quel territorio molto ambito dai colleghi di Giovanni Cecchia, perché le università, i professori che si dedicano alla storia e anche a ricerche sul territorio, mettere le mani nell'archivio del Partito Comunista significa conoscere la storia, diciamo, avere documenti della storia di quel territorio. Non c'è storico che voglia parlare degli ultimi 70-80 anni che non è costretto a passare per la Fondazione Antonio Gramsci, dove è conservato tutto l'archivio del Partito Comunista dal 21 in poi. E guardate che c'è tutto. C'è tutto per l'archivio a livello nazionale e le fondazioni stanno recuperando con grande interesse. E guardate, l'interesse è dei giovani, perché molti giovani studenti si dedicano delle ore per andare a sistemare, a leggere un verbale, a leggere una discussione che si è fatta nella loro città. Questo ci ha consentito, vedete, di... qui ci sono due bandiere, la testimonianza. Questo è un appartamento, era la sede dei Democratici di Sinistra, che acquistammo con Antonio Gagliotti, allora tesoriere, oggi, diciamo, animatore della fondazione. Io ho solo un nome,
presidente, ma insomma poi è lui che porta avanti tutto il lavoro, che acquistammo allora, che oggi è di proprietà totale della fondazione, in una zona che non lo devo dire io, la zona in cui sta la nostra montagna. Questo noi abbiamo impedito un disrompimento e anche che sparisse. Ma la cosa simpatica e curiosa è che grazie anche a questi articoli di stampa, grazie alla mostra che nel 2011 tenemmo prima a Roma e poi Livorno, Genova, Milano e Bologna, la mostra sul PC, io ho scoperto che ci sono tante compagne, tanti compagni della generazione precedente alla mia che a casa conservano dei documenti e oggi si presentano, mi telefonano, mi chiamano e dicono sì, te lo possiamo dare, perché hanno inteso, hanno capito il lavoro che stiamo facendo, cioè quel documento, quelle foto, quelle buste di foto che ultimamente mi hanno portato, che erano della Federazione Romana Inglese all'inizio degli anni 50, quindi potete immaginare che cos'era la periferia romana negli anni 50, e quello se ne è tenuto per 20 anni, poi ha capito che noi avremmo potuto lavorare e conservare, e adesso c'è una compagna che ci sta lavorando, che c'è un lavoro che lunga. Siamo il partito, adesso trasferiremo, è una discussione che stiamo facendo, al Gramsci trasferiremo anche l'archivio del PDSDS, quindi siamo il partito, io penso che a livello internazionale, ha l'archivio dal 21 al 2007, quindi non mi pare che in giro per il mondo ci siano, certo, cerchi alle sue ricerche l'ha dovute fare, parte qui a Napoli, ma soprattutto si è dovuto trasferire a Roma. Se noi riuscissimo a destinare, se il Parlamento riuscisse a capire fino in fondo il valore di questi documenti, che non sono soltanto i nostri, perché poi sono spazi altri, ma per fare una digitalizzazione, noi metteremo a disposizione della cultura non solo europea e mondiale dei documenti che consentono di capire che cosa è stato questo strano partito comunista italiano. Vedete, a Livorno è conservata la bandiera del 21, nella stanza, è stata sempre nella stanza del segretario, ultimamente c'è un'infiltrazione d'acqua, ha creato qualche problema, la bandiera di Livorno è in viaggio, la prossima settimana sarà portata una giovane cooperativa di restauratrici che ci sistemeranno la bandiera del 21. Perché vi dico queste cose anche con passione? Perché questo ritengo che sia un lavoro destinato alle giovani generazioni. Per noi è un motivo, io sono venuto qua e mi scuso con la moderatrice perché ne ho portate due sole copie, che ne ho una Antonio Bassolino e uno professor Casaula, il catalogo della mostra che è oggi aperta alla Camera dei Deputati su Togliatti, una mostra multimediale, è un catalogo che raccoglie molte cose di Miro Togliatti, e vedete, io lo dicevo prima salutando Franca, all'inizio dell'anno, insomma, avevamo avuto le primarie, e con Tortorella abbiamo fatto la prima iniziativa su Enrico Berlinguer, 30 anni da morte. Non vi nascondo che ho avuto qualche osservazione a questo primo convegno all'inizio di febbraio. E qualche osservazione, ma come adesso andiamo così? Noi avremmo fatto almeno 200 iniziative in tutta Italia su Enrico Berlinguer. Nei prossimi giorni se ne terrà una all'Istituto Gramsci di Bologna, il direttore del Gramsci ed altri storici parteciperanno. Cosa dire del libro? Io
diciamo, io sono troppo di parte, l'ho detto a Antonio Passolino, con il quale diciamo, siamo coetanei. Lui mi deve rispettare perché ho 3 mesi in più, quindi diciamo una cosa, almeno su questo ho un primato. Cioè, e io sono troppo di parte, perché non solo ho militato in questo partito, ma in quel partito ero anche con i cosiddetti miglioristi, diciamo, siamo rimasti un po' in attività, poi ma ci difendiamo abbastanza sempre, bene, no? Sempre, no? Cioè, no, ci difendiamo bene, mi pare. Quindi, però il libro complimenti poi chi lo ha letto, chi lo leggerà, poi ascolterete. Giovanni Cerchi ha fatto un lavoro molto bello. C'è Gerardo Giovane, c'è l'ingegnere Milano, arriva a 100.000 euro, a 100.000 lire al mese e poi ritorna a fare a 30.000 lire. Quindi immaginate che cosa può essere successo, diciamo, in quella famiglia che si stava costruendo, in quella famiglia. E ci sono altre 2 o 3 cose che mi hanno colpito, diciamo, molto la vita familiare, il ruolo di vice, che è molto forte, anche molto presente nel libro. E c'è un passaggio che io mi sono appuntato e poi mi taccio, ma c'è un passaggio quando decidono di dare vita a Cronache Meridionali. Allora nessuno poteva obiettare a Giorgio Amendola una sua proposta, una sua considerazione. Giorgio Amendola aveva proposto che i redattori si dovevano fare un abbonamento, cioè non solo dovevano scrivere gratis, ma dovevano sottoscrivere un abbonamento per aiutare l'uscita. Ma c'è Chiaromonte che si ribella, il termine penso che sia appropriato, perché penso che piacerà anche a Franca, disse che sul piano sindacale che si dovesse pagare un balzello per lavorare gratis lui non lo poteva accettare. Questa è la cosa che diciamo anche lì Giovanni ha trovato nei documenti, nelle carte. Io le note a piedi di pagina che Cerchi ci fa le note per dire dove avevo preso quei virgolettati e quelle cose, beh, mi ha costretto ad andare al Gramsci anche io, che dire, mi tiri fuori, ma adesso che ci devi fare? Ma adesso noi lo usciamo, ce l'abbiamo al magazzino. E sono andato a rivedere molte delle cose che c'è. Naturalmente non le cito, sono andato a rivedere anche un articolo che Antonio scrisse per Rinascita dopo le elezioni a Castellammare di Stabia, un articolo che io lessi con molta attenzione, e lui rifletteva su quel risultato che poi io trovai. Io allora dirigevo piccola federazione di Viterbo, e poi ritrovai le considerazioni che Antonio aveva fatto su Rinascita, ritrovai dopo le elezioni amministrative del 1978, dove tenevo poi la riunione con Berlinguer, che a Berlinguer si pronunciò, che disse durante le sue conclusioni, a me rimase impresso, perché diciamo, fui poi una delle vittime quel risultato elettorale, perché si faceva così allora, perché Petroselli venne a fare un'assemblea a Viterbo e disse che bisognava dare un messaggio al partito e al popolo. Io capii che ero segretario della federazione, che la prima cosa che si doveva fare era dare il messaggio che aveva dato il segretario. Infatti lo andai a trovare e gli dissi: scusa, ho capito bene che bisogna fare questa operazione, cioè il messaggio era quello, bisogna dare il messaggio. Quindi
e lui sostituì sia il segretario della federazione che il presidente della provincia, da dirigere il partito e andare a fare il presidente della provincia. Devo dire un'esperienza bellissima, interessantissima, ne abbiamo parlato anche una volta. Berlinguer in quella riunione, diciamo quelle riflessioni di Antonio, ma di percorso tutto, anche la mia gioventù, disse che eravamo stati generosi al limite dell'ingenuità. È una frase che dovremmo tenere sempre in mente quando affrontiamo la questione politica. Grazie a tutti voi.